Ci sono pochi franchise che hanno cambiato il loro genere di appartenenza nel corso della propria evoluzione, e secondo me Predator è un esempio. Essendo iniziata questa saga con un testosteronico tentativo di emulare il successo di Alien, ma ambientando il tutto sulla Terra con dei protagonisti molto macho anni 80. Per poi evolversi nel tempo e cambiare fino ad arrivare ad una sorta di comedy d'azione demenziale come l'ultimo The Predator. Infine poi arriva questo Prey che decide di portare questa saga di Predator in nuovi territori narrativi, andando a togliere quella componente grande fantascientifica e andando a riferirsi più a personaggi e a luoghi più arcaici del nostro pianeta Terra. E anche lavorando di sottrazione dal punto di vista appunto delle caratteristiche dei personaggi principali, quindi secondo me togliendo un po' della componente macho che aveva un po' caratterizzato diversi film della saga. Questo film è ambientato su suolo americano circa 300 anni fa all'interno di una comunità di nativi, che fa quasi pensare che possa essere una trasposizione cinematografica un po' moddata di Assassin's Creed 3, dove al posto di qualche bianco usurpatore colonialista abbiamo degli alieni molto combattivi e impossibili da sconfiggere. L'incontro-scontro uomo-bestia viene risaltato ancora di più in questo film perché vengono messi sul ring della battaglia degli umani che sono la rappresentanza del legame con la Terra molto profonda, e dall'altra parte abbiamo l'alieno più alieno, quindi più esterno alle logiche magari di archetipi di mostri classici. Ma dal mio punto di vista, e viene espresso molto bene in questo film, anche esseri viventi posizionati agli antipodi possono avere dei punti di contatto, e questo viene espresso all'interno della pellicola attraverso le strategie combattive che mettono in campo uni e gli altri. Perché siamo onesti, un nativo americano contro un alieno della tecnologia avanzatissima, sarebbe spacciato e non avrebbe nessuna possibilità di vittoria. Ma la conoscenza del mostro, l'immedesimarsi con esso, può portare dei punti di contatto e anche dei punti di vantaggio. E secondo me la forza di questo film è proprio l'espressione di questo concetto, mettere a paragone individui completamente diversi che però possono avere dei punti in comune una volta che si confrontano, per appunto garantire una lotta ad armi pari, ma anche una lotta a punti di vista simili. La storia è molto semplice: gli umani che vengono presentati in questo film, i nativi, sono degli esseri umani che rappresentano la parte più lontana dell'uomo contemporaneo, quindi sono degli esseri umani liberi da diverse sovrastrutture, perché in un film contemporaneo di mostra di solito l'uomo tecnologicamente avanzato cercherebbe di fare delle macchinazioni maligne, magari prendere il controllo di questo mostro, utilizzare questo mostro, ma in questo caso andiamo in vicende estremamente storiche e quindi non c'è di questo problema. Quindi è semplicemente una lotta per la sopravvivenza e per la difesa dei propri territori, della propria terra. E appunto interviene, arriva un alieno in queste terre e vi è questo scontro. Però questo alieno, per poterlo sconfiggere, bisogna capirlo, bisogna capire come agisce, qual è la sua intenzione, e quindi è qui il grande punto di contatto che vuole mostrare questo film: un uomo molto arcaico nei confronti di qualcosa di estremamente diverso, qualcosa che sarebbe veramente un prodigio anche per l'essere umano contemporaneo tecnologico, e quindi qui avviene il punto di contatto. Bisogna capire, bisogna immedesimarsi in lui, e lo stesso fa lo spettatore nei confronti degli uni e degli altri, quindi dei nativi e del Predator di turno. Tecnicamente ci troviamo di fronte ad un film che è sufficiente da tutti i punti di vista, quindi vi è un equilibrio tra tutti gli elementi. Dal punto di vista fotografico e registico abbiamo comunque un buon lavoro sufficiente che, diciamo, si equilibra con gli altri elementi. Forse vi è un po' di carenza dal punto di vista della credibilità della messa in scena, in particolare il trucco e parrucco dei nativi non l'ho trovato super credibile ed eccezionale, e quindi alcune sequenze fanno un po' perdere di realismo storico. Anche la colonna sonora, dal mio punto di vista, non spicca per esaltazione, ma nello stesso tempo si limita a ricalcare le sequenze senza mai divenire protagonista, ma è anche giusto all'interno di un film così equilibrato, nella sufficienza, secondo me, di contenuti, non vi era neanche il bisogno di qualche nucleo tematico estremamente riconoscibile che magari spaccasse la testa un po' allo spettatore, ma si limita appunto a fare i compitini.
Quindi in definitiva trovo che Prey sia un buon film, un buon tentativo di rilancio della saga di Predator, ma che forse non so se riuscirà a, diciamo, scaldare l'animo un po' assopito del fandom di questi film monster slasher, insomma, che negli ultimi anni hanno perso un po' mordente. Quindi il rischio è che possa un po' passare inosservato. Quindi il mio consiglio è, da domani, che lo troverete sulla piattaforma di Disney Plus, di fiondarvi a vedere questo film e poi ci troviamo qua nei commenti a commentarlo un po' insieme. E appunto, in attesa di una vostra visione, come sempre vi ringrazio per essere stati qui ad ascoltare il mio umile parere su Prey e come sempre ci vediamo nel prossimo contenuto di Monster Movie.